Pino Torto era un veterano del calcio, arriva a Teramo in un momento molto delicato per questa squadra. Innanzitutto ripercorriamo la tua carriera calcistica. Beh, a livello professionista ho incominciato a giocare nelle file della squadra della mia città, nella Regina, e poi ho fatto un paio d'anni a Crotone, un anno, 2 anni a Pistoia, 3 ad Alessandria, gli ultimi 2 a Vasto e adesso quest'anno a Teramo. Come ti sei inserito nel gruppo? Ma i problemi non ne ho avuto, anche perché ormai sono tanti anni che giro, quindi insomma un po' mi adatto anche a questa situazione. E Teramo come ti sembra, come città? Ma l'ho trovata una città abbastanza tranquilla, una città un po' in cerca anche a livello calcistico di una nuova identità. È chiaro che c'è un po' di delusione in giro, però d'altronde sono tornato per cercare di creare insieme agli altri ragazzi un po' di entusiasmo a livello calcistico e speriamo di riuscirci, anche se in questo momento siamo un po' in difficoltà, però sono fiducioso. Dunque, quali sono i tuoi propositi per Teramo? Ma per Teramo, io sono venuto con dei propositi ben precisi. Sono venuto perché ho avuto delle garanzie ben precise e tra l'altro la società le sta mantenendo, anche se ci sono delle obiettive difficoltà. Sono venuto sicuramente per vincere il campionato, non sono venuto per fare una passeggiata. Sicuramente, come dicevo prima, stiamo avendo delle difficoltà, il presidente sta facendo di tutto per impostare una grandissima squadra, lo sta dimostrando, il mio arrivo è un classico esempio, quindi speriamo di partire col piede giusto. Ecco, in questo momento abbiamo soltanto bisogno di tutto, di tutta la città vicino a noi, perché noi sicuramente domenica abbiamo forse la partita più difficile del campionato, perché la partenza è sempre la partita più difficile. Se si riuscisse a partire bene con un'altra settimana a disposizione potremmo organizzarci diversamente. E la Coppa Italia? La Coppa Italia non è importante nel calcio, non ho sentito mai delle squadre e delle città esaltarsi per una vittoria di una Coppa Italia. Io sono venuto per vincere il campionato. La Coppa Italia, tra l'altro, quando si giocava si è perso lì, in quel posto dove abbiamo giocato, non sapevo neanche se si trattava di Coppa Italia. Tra l'altro siamo quasi tutti nuovi, non ci conosciamo, quindi insomma per noi queste partite servono soprattutto per cercare di capirci meglio e di conoscerci per la partita che è importante, che è quella di domani. Come vedi il campionato nazionale dilettanti? Cosa pensi del girone che vi è capitato? Ma sicuramente è un campionato difficilissimo, non sono sicuramente i nomi che ti fanno vincere le partite, l'entusiasmo, l'agonismo e anche l'organizzazione di tutta una società, di tutta una città. Il campionato non è facile perché ci sono delle squadre come può essere il Brindisi, come possono essere il Benevento, che sono sicuramente state delle grosse squadre a livello nazionale, quindi avranno intenzione di vincere. Chiaramente Teramo non gli è di meno e anche noi cercheremo sicuramente di vincere. Due parole sulla gara di domenica contro il Matino. Io non li conosco, abbiamo avuto delle notizie così un po' frammentarie, sappiamo che dovrebbero giocare a zona, ci sono dei giocatori della Primavera del Lecce abbastanza quotati. Io penso che dobbiamo assolutamente vincere, non è importante in questo momento giocare bene, perché la condizione è frammentaria, che io sono arrivato un po' in ritardo, qualcun altro ha avuto dei problemi così. Dobbiamo assolutamente vincere, io spero molto nell'aiuto del pubblico perché in fondo questa è la squadra della città, quindi rimarrà sempre a Teramo, quindi penso che la gente abbia anche l'interesse di aiutarci. Io sono venuto qui per cercare di vincere il campionato, non per far vedere il bel calcio.